Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, episodio numero 62, stagione 6, anche questa puntata dal colore paleofologico, anzi ufologico. Gli alieni visitano la Terra in modo cronologicamente frazionato e geograficamente sparso. Questa breve bloggata audio dimostrerò con casi UFO singoli, concreti e ben documentati, quindi non con statistiche UFO patacca aggregate in eventi eterogenei, neppure con reazioni fantascientifiche composte da eventi non reali e non misurabili su presunte abduzioni aliene. Appunto, dimostrerò il fatto storico che intelligenze aliene stiano visitando il pianeta Terra in modo sporadico e geograficamente sparso dal 1561 ad oggi. Il post è la naturale continuazione della bloggata "Gli alieni esistono in modo sporadico, probabilmente visitano la Terra", solo che in questo post ci addentreremo in eventi UFO singoli, pesandoli, valutandoli, esprimendo un giudizio razionale. In ufologia classica spesso i fatti tendono a confondersi con le opinioni, tuttavia esistono casi UFO molto ben documentati sui quali è possibile esprimere una valutazione razionale dei fatti, tenendo ben distinti appunto opinioni e soprattutto fatti. Se siete interessati al contenuto di questo podcast e volete approfondire il tema, il link lo trovate nella descrizione del file di YouTube. In questa bloggata audio levatevi dal cervello che mi metta a discutere di vari casi UFO che adesso vi elencherò, perché sarebbe lunghissimo il podcast, inoltre tanti argomenti ne ho già parlato, di conseguenza sarebbe superfluo. Comunque, c'è nel 1561 il fenomeno celeste di Norimberga. 14 aprile 1561, ci ho fatto anche un podcast che lo trovate in relazione alla playlist di paleofologia razionale. 1754, il caso della contattata Elisa Haywood, anche questo ci ho fatto un podcast e lo trovate sia all'interno di mio podcasting quanto nella playlist di paleofologia razionale. Poi c'è un altro paio di casi che troverete linkati nella mia bloggata e se vorrete li potete andare ad approfondire. UFO alieni nel 1904 che effettuano delle virate che furono avvistati dall'USNAVI in mare aperto. E nel 1916, Fatima, 100 anni dopo, la chiave del fenomeno è nella luce solida, ricostruzione alternativa di Fatima, 1917, secondo criteri di paleofologia razionale. Questi due temi, se li volete, li potete andare ad approfondire nelle bloggate linkate nel file del post. 1965, UFO presso l'Air Force Base di Edwards, anche qui ne ho già parlato nel mio podcasting. Ufologia classica, il caso dell'UFO in Teheran, anche qui questo è un noto caso ufologico, lo trovate linkato. Brasile, UFO a Colares, opera Sao Prato, anche qui ne ho già parlato con un relativo podcast. Ufologia classica, il caso degli UFO in Adriatico, anche qui ci ho già fatto un altro podcast, se volete lo potete andare ad trovare dentro la playlist di Weird Tales. Poi c'è l'ufologia classica, il caso Zanfretta, eventi UFO dal 1978 al 1979, sarete catapultati
ad una playlist ed una bloggata in relazione all'analisi del noto caso ufologico. E infine 1982, Luci di S. Dahlen, dimostrazione documentata di una visita ETH sulla Terra. Anche di questo ne abbiamo già parlato in mio podcasting. Quanto lo trovate lo stesso file dentro la playlist di Palifologia Razionale. Dunque, questi sono quindi gli eventi ufologici dal 1561 al 1982, corposi eventi ufologici, quindi ben documentati, sui quali è possibile valutare la realtà dell'evento, misurare l'evento e, dopo un'analisi attenta e diciamo razionale, imputarla come una visita ETH sulla Terra. Ora, gli alieni ci visitano almeno dal 1561, quindi per induzione una piccola parte degli eventi UFO moderni, oltre il 1982, saranno sicuramente imputabili a ritorni alieni. Il problema consiste nello scovare, studiare, analizzare e valutare eventi UFO che siano reali e misurabili e tali da essere sufficientemente documentati per poter esprimere un giudizio razionale. Ora, cavare fuori eventi UFO di matrice ETH consiste solo nell'estrarre un genuino segnale UFO alieno da dentro una sterminata letteratura ufologica classica, che spesso però purtroppo è solo un coacervo eterogeneo composto dal rumore di fondo. Quindi non è una cosa facile, ma non è nemmeno un evento impossibile da elaborare. Ora, la domanda sorge spontanea: se gli alieni ci visitano almeno dal 1561 d.C., è possibile che ci abbiano visitato anche in un passato più lontano? Gli strumenti di ufologia razionale diventano inopportuni ed inefficaci per investigare il lontano passato. Alla legittima domanda su eventuali paleocontatti alieni in un passato lontano dell'uomo, per investigare queste tematiche occorrono metodologie di studio tipiche della paleufologia razionale. E qui, se vi interessa, oltre a cliccare nella segnalazione, diciamo, nella descrizione di questo file sulla mia bloggata, vi metto anche il link sulla playlist della paleufologia razionale. Ok, per questa breve puntata è tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.